Ancora una violenta rissa in pieno giorno davanti ai residenti ormai esasperati, teatro dell'ennesimo episodio di degrado e microcriminalità, ancora una volta i giardinetti di Campo di Marte. Ci troviamo a pochi passi dalla stazione di Arezzo. Erano le 16 dello scorso mercoledì quando si è acceso uno scontro cruento, calci, pugni, botte e poi uno dei contendenti ha addirittura estratto un oggetto simile a una spranga o un bastone con cui si è scagliato contro l'avversario, il tutto immortalato dai residenti. L'ennesima rissa tra, non so, spacciatori, consumatori, pusher vari, con, avete visto tutti, con calci in faccia, cazzotti, spranghe e quant'altro, il tutto alle 4 di pomeriggio. Un quadretto che noi siamo abituati ormai purtroppo a vedere e che denunciamo da tempo. Nei mesi scorsi era così nato anche un comitato Duomo Vecchio. Nel periodo del lockdown fu l'apoteosi, insomma, perché noi eravamo tutti in casa con i nostri figli, le nostre famiglie e quant'altro, mentre fuori vedevamo gente che spacciava H24 tranquillamente, che si faceva e lasciava le siringhe in ogni dove, risse ad ogni ora del giorno, della mattina, del pomeriggio e quant'altro. È nato dall'esasperazione di vivere il quartiere, che è veramente invivibile. Il comitato adesso, dopo l'ennesimo episodio, torna a chiedere più sicurezza e una riqualificazione del quartiere. Gli organi sono il prefetto, il questore e il sindaco. Dicano cosa vogliono fare per Saioni, ciascuno per le proprie competenze. Va riqualificato il quartiere. Non sono certo io in grado di dire come, quando, perché, per i soldi disponibili e quant'altro. Lì va riqualificato il quartiere e le autorità di pubblica sicurezza servono. È inutile nasconderle dietro un dito.